fatto Firenze, ragazzi, ci spostiamo a Monteriggioni, che ce n'è uno lì, quindi io a questo punto ne approfitterei pure per raccogliere la nostra ben amata rendita. Infatti la stazione di posta è anche vicina, quindi non c'è male. Ti ammazzo. Fermatelo, ragazzi, stai indietro. Boom. Bella la gente che scappa come butto giù un cadavere. Bellissimo. E allora sarà Monteriggioni. In tutto questo mi mancano ancora 9 punti di osservazione, Tomma. Mica che Enzi. Ecco, considerate che questo video sarà abbastanza lungo perché mi voglio godere la mappa, poi vado da una destinazione all'altra, insomma. È piuttosto... sarà piuttosto lungo, anche perché scoprire tutti i glifi non è una passeggiata, ecco. Comunque, con questo andremo a 6. E poi andremo a San Gimignano. Rendita 559.000 fiorini. Minchia. E comunque è sul tetto della villa, da quel che ricordo. Mi sa che allora ricordo male, sapete? Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi! Dove... no, aiuto davvero, raga. Ah, eccolo qua, il codice a barre. Per lo più erano eroi. Ma vedi come si interrompe la stirpe. La ragnatela della storia intrappola. E i cattivi prendono quello che non è loro. Blocchiamo air file sgravato. Ecco qua, quando vedo queste cose mi viene in mente: vinsero battaglie grazie alla loro... mi viene in mente quello. Perché questo gira così? Che palle. Va bene, fanculo. Sto avendo difficoltà, ok. Questo è già sistemato. Ok, buono. Buono. Perché mi stai mandando a puttane tutto? Aiuto, raga! Ah, ok, 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 ok. Mo mi torna. È proprio un problema. Che deve essere per forza eliminato così. Ok. Dio, raga, che sudata. Ce ne saranno altri sicuro? Certo. Questa è una gamba, questa pure. Ma man mano che andiamo avanti, raga, sarà più complicato, eh. Questo muove... no. Che cazzo di roba, raga?
Ok, il punto è dover allineare. Vediamo se fottendo il sistema così ci riusciamo. Potrebbe essere. Potrebbe benissimo essere, e così è. Raga, sto sudando malissimo. Questo è uguale a quello di prima. Ok. Prima va composto in un modo e poi va girato praticamente. Che vabbè, l'ultimo ormai ci ho preso la mano, raga. Ci si fa. No, c'è un altro, no, vi prego. Ovviamente questo è il mix di tutto, no? Poi non si capisce un cazzo. Ok. Ma questo li muove tutti e due. Non è così. È così. Va bene. Portiamo qua questo e poi torniamo da questo. Che non è così, ma è così. Come no? Ma come no? Vi prego. Voglio morire. Durato un casino questo. E Satana disse a Caino: giurami per la tua gola, e se tu lo dirai morirai. E tutte queste cose furono fatte in segreto. E Caino disse: in verità io sono Mahan, il padrone di questo grande segreto. Pertanto Caino fu chiamato maestro Mahan e si glorificò nella sua inquinità. Ok, va bene, va bene. Altro fai sbloccato, l'unico di Rigioni, Monte Rigioni, e però il filmato sta a questo punto qui, che è molto poco in realtà. Chiusa la faccenda San Gimignano, torniamo a viaggiare e andiamo esattamente a San Gimignano, dove sono altri 5 glifi, quindi andremo a 11 e supereremo esattamente metà della faccenda. Questo mi fa pensare che magari ce ne saranno 4 tra Forlì e Romagna e ce ne sarà 5 a Venezia. A occhio e croce dovrebbe essere così, e poi magari mi sbaglio. Ho distillato un elisir di... Non ho la palla di vetro, ma potrebbe tranquillamente essere così. Romagna, Forlì. No, ho sbagliato. San Gimignano, porta sud. Il primo, ragazzi, si trova in questa zona qui, nel monastero dove si uccise, non mi ricordo chi, ma qualcuno si uccise. Il viaggio è molto lungo, perdonatelo. Comunque, boh, ultimamente stiamo giocando sempre di notte ad Assassin's Creed. Uffa, cioè... così bello, colorato il giorno. Chi va pieno se ne va lontano. Ho
che non dovrebbe essere più arrebetata, vero? Comunque adesso va cercato. Dovrebbe essere in questa zona qui, forse. Chiedo per un amico. Yes, è una montagna di merda, no scherzo. È quella cosa di De Maya, la Zikurat Maya. Continua a cercare e troverai. Colto la prima volta da un albero difeso da un serpente, i suoi poteri compiono miracoli. Poi, logorato nel corso dei secoli, lacerato, nascosto sotto un mare di rosso, ricostruisce la linea cronologica, quindi è il rosso il punto. Sarà la toga rossa. 1, 2, 3... Quattro. Cinque. No. Forse è questo che non va. Boh. Yes. SPQR. Sono pazzi questi romani. Cristo. Lo presero. Frutto dell'Eden, versione piatta. Paper version. Ah, perfetto. Completato. Siamo a 12 su 20. No, scusate, che cazzo dico. Siamo a 7 su 20. Io ero già proiettato nel futuro. E adesso, ragazzi, si va a fare quello all'anfiteatro greco. Magari tu mi dessi anche un cavallo, mi faresti un grandissimo favore, perché se no qua il video già è lungo, durerà 24 anni e mezzo. Se qua, appunto, mi dai il cavallo, mi fa un gran favore, grazie. L'anfiteatro dove si uccise Jacopo De Pazzi, ricordo benissimo, quindi è in zona ovest della città. Eccolo qua. È un cuore disegnato da un bambino di 5 anni questo. Non so se è un cuore, una farfalla o un paio di polmoni. Martiri. Zar Nicola. Ma che cazzo l'ha visto? Ok, mi fido. Giovanna d'Arco, mi fido. Rasputin! Ciao Rasputin! Ah, devo bruciare Giovanna d'Arco. Lo zar era impotente. Che c'entra Rasputin adesso? Rivoluzione! Sbloccato. Ma questo era il mio preferito finora. Cioè, bellissimo. Ok, ragazzi. Un altro se n'è andato. Siamo a 8 su 20. E adesso andiamo in centro città, dove ce ne attende un altro. Dovrebbe essere, ragazzi, più o meno questa zona qui, esattamente qua. Nel grande complesso di torri. Tanto, meno male, si sta facendo giorno. Oh, cazzo vuoi? Coglione.
com'è bella l'alba, ragazzi, con Assassin's Creed. E tra l'altro vi vorrei far notare che nel primo Assassin's Creed c'era tipo sempre solo giorno, solo notte. Non c'era il tempo variabile, se possiamo chiamarlo così. Lo sento? Non lo sento più. Aiuto, raga. Forse è qua dentro. L'unico modo, l'unica risposta può essere questa, esatto. Da omicidi. La gente vede solo quello che ha imparato a vedere. Quello che l'organizzazione vuole che veda. Lo fecero sembrare un incidente. Identifica cosa? Che cosa devo identificare? Eccolo. Ok, abbastanza evidente. Basta passare al setaccio tutto quanto. Eccolo. Ah, il cuore sta. Sì, vabbè. Funerale di Gandhi, Dallas. Lupi sono in caccia. Dove sarà finito? 6-1. Jack. Otto. Sei. Sette. Boh. No. Aspetta, 6 è uguale a 1. Quindi 6 è uguale a 1. 8 è uguale a 3. 6 è uguale a 1. E 7 è uguale a 2. Perfetto. La logica. Operazione Nuova Frontiera. HQ ha deciso di procedere, prelevando la risorsa. Le negoziazioni sono finite. F pianifica di dare il voto a tutti. Con una persona così non si può ragionare. Ti manderò una pista. Si è allenato con il FFP2. Nei nostri laboratori non ci saranno problemi. Il percorso del corteo è segnato qui sotto. Una volta colpito il bersaglio, da Oswald a Zeta, usa il F1 per creare un diversivo. Fai apparire un qualche fantasma vicino a questo pendio segnato con la X. Spaventa la gente. L'autista nella confusione si approprierà del F3. Ok. Va bene. Altro pezzo scovato. E siamo a 9. Il prossimo, ragazzi, sancirà la metà esatta del nostro viaggio. Il prossimo si trova qui. Allora, qua sono due torri. È su quella più in là. Lo sento. Mi sa di averlo anche visto, sapete? Infatti. Ma oh, sì! Che palle. Uffa! Torna giù o ti colpisco! Giù, ora! Tutta sta roba per arrivare lì, fantastico. Che culo. Vamos. Questo è qualcosa di cinese. Qualcosa sopra. Qualcosa di abbandonato da molto tempo. Apollo. Ok.
La luna. Ah, la navicella, ho capito. Con queste armi formidabili, i nemici della libertà intendono consolidare il proprio dominio. Sfruttare, controllare e infine distruggere JFK. Ok. Che palle! Comunque prima è sbagliato. Sono accorto adesso. Così è giusto. Ok. Dimmi che è uno solo, ti prego. Ma come non è così? No. Col cazzo che è così. Oddio, che palle, raga. Come no così? No, perché adesso manca l'ultimo, no? Cioè, come successivo? No! Vi prego! Abbiate pietà di me! Fotografia della Apollo 11 mostrata al pubblico. Non è l'abstergo. Che c'è la bandiera americana sul coso dell'abstergo? Anzi, il contrario, coso dell'abstergo sulla bandiera americana. Con Jack sotto. Ma l'avevo presa! Facile. Che roba! Un file sbloccato. E namo. Ok, siamo a questo punto qua.